Più volte in questi mesi si è parlato dell'eccellenza sanitaria che rappresentata al Sant'Anna Hospital. Lei è un paziente, la sua testimonianza. Sì, io sono stato ricoverato al Sant'Anna a settembre del 2019 e poi mi hanno operato a ottobre perché la sera prima di farmi l'intervento ho avuto un ictus e quindi invece per esempio di mandarmene in un altro ospedale, perché là non curano l'ictus ma curano... E mi hanno tenuto lì e mi hanno operato in maniera, come dire, professionale e soprattutto l'intervento di una complessità unica. Dopodiché sono stato dimesso e io devo dire la verità, ho visto in quei 3 mesi che sono stato in ospedale, ho visto pazienti come me che avevano girato tutta l'Italia e tutti gli ospedali pubblici della Calabria. E nessuno era mai riuscito a fare interventi come quelli che hanno fatto al Sant'Anna. Quindi io credo che non si può fare morire una eccellenza che salva la vita a centinaia e centinaia di calabresi, che altrimenti dovrebbero andare fuori. Il caso mio, per esempio, a me ho avuto sostituito 2 valvole e una parte dell'aorta. Io mi ero interessato per andare fuori a Milano, a Genova. E i primari di quei 2 ospedali mi hanno detto: lei qua non ce la fa ad arrivare, lei deve andare al Sant'Anna. Da lì mi hanno detto: lei deve andare al Sant'Anna perché in Calabria non c'è bisogno che voi per queste cose veniate a Milano o in altri posti della... E poi devo dire, a parte la professionalità, cioè, l'umanità che io ho trovato a Sant'Anna. Io sono rimasto amico con tutti e ci sentiamo perché, voglio dire, il paziente quando è ricoverato è di una debolezza unica, quindi il fatto stesso di trovare amicizia, educazione, non è facile trovare queste cose in altri ospedali. E io le posso dire solamente una cosa, quel cartello là, a posto di essere cuore della sanità calabrese, dovrebbe essere cuore della sanità meridionale, perché quando sono stato operato io nel 2006 c'era gente di Bari, Foggia, Napoli e ho fatto molte amicizie pure con questa gente. E io dico solo una cosa, che quando abbiamo le cose belle purtroppo abbiamo certi uomini che ce la distruggono. Non lo so il perché la Calabria deve essere in queste condizioni, so il perché alcune persone non la amano come la dovrebbero amare. Proprio all'avanguardia, a quei tempi dicevano, anche nei giornali usciva, che era la migliore clinica di cuore del meridione. Sono 15 anni già che sono stato operato. Mi trovo benissimo, faccio ginnastica, cammino, faccio passeggiate. È una cosa grave non poterla riaprire per noi altri che abbiamo bisogno di queste cose.